Allora, amici italici. Dunque, amici del Cuba, oggi mi sono divertita ad andare un po' sul canale di una, diciamo, ragazza che seguo spesso e volentieri, che si chiama Brittany Selner. Io la conoscevo come Brittany Peckinbone, solo che da quello che ho capito si è sposata, quindi adesso ha preso il cognome Selner, quindi se la volete cercare, c'è cioè sul Tumblr, la quale ha fatto questa specie di... ha fatto questo video insieme alla sorella gemella, perché si occupa normalmente anche lei di questi temi che piacciono anche a me, sono simpatici, quindi questi temi riguardanti la situazione attuale inerente praticamente a rapporti di coppia, femminismo, singleness e tutto quanto. Allora, lei mi sa che è australiana, se non sbaglio, o americana, una di queste due cose. Comunque io più o meno... ho riportato chiaramente in italiano, ho riportato le cose che ha detto perché mi ci sono trovata molto in linea con quello che già ho detto precedentemente su queste situazioni. Quindi tutte e due queste sorelle, insomma, sono arrivate un po' alla stessa conclusione mia, perché pare che ormai più della metà dei giovani americani non ha più partner fissi, quindi si è raggiunto un record da quello che è emerso, hanno riportato una notizia loro, questa notizia secondo cui appunto non c'è stato mai un picco così alto di persone giovani che sono da sole. Quindi se noi già pensiamo agli anni 80-90 più o meno, dove sicuramente le cose già iniziavano un po' a peggiorare, però non c'era sicuramente questa piaga sociale che c'è adesso, dove la maggior parte delle donne, ripeto, qua parliamo di donne occidentali, per cui parliamo di donne molto spesso... istruite, curate, carine, libere, quindi donne che conoscono centinaia di uomini continuamente. Quindi non stiamo parlando di donne che stanno nel convento praticamente sulla montagna, ma parliamo di donne che comunque hanno una intensa vita sociale, quindi fare il lavoro, la palestra, il locale, gli incontri, che vi devo dire, per svariati motivi, l'aperitivo, l'incontro di lavoro, tutte queste robe qui. Quindi loro hanno, parliamo di donne che comunque hanno un'intensa vita sociale, però queste donne, pur avendo tutte queste belle opportunità, pur avendo sicuramente dalla loro parte l'estetica, donne quindi istruite, carine, curate, eccetera, eccetera, pur avendo tutte queste belle cose dalla loro parte, chiaramente diciamo che non riescono più a cavare un ragno da buco. Allora, loro si sono soffermate sul dating, che praticamente il dating, diciamo che loro dicono, non è più qualcosa che è qualcosa, diciamo, che sta molto molto che sta diventando molto molto raro, difficile, ma io più che dating direi proprio io faccio una differenza ancora più spinta fra il dating e la courtship, che sono ancora due cose diverse, perché il dating, bene o male, è quello che si vede adesso. Il dating è anche quando due persone si conoscono, non so, su Tinder, su queste cose qui, si vedono magari per una sera, per due sere, concludono, anche quello più o meno è dating, quindi è un incontrarsi però senza avere dei particolari, come dire, senza avere un obiettivo di relazione, cioè io mi vedo con te non perché... Esco con te non perché bene o male ho visto qualcosa in te e quindi cerco di approfondire la cosa, ma esco con te così per sport, magari domani esco con un altro, dopodomani con un altro ancora, magari io concludo, insomma, concludo tutto e per tutto con queste persone
nel giro di una sera, di 2 sere, poi neanche me ne ricordo più. Quindi senza, diciamo, intenzione, senza commitment, come si dice qui. Quindi, diciamo, senza impegno, senza intenzione di, come dire, di andare più a fondo, di raggiungere un obiettivo, che potrebbe essere un fidanzamento, potrebbe essere anche niente, perché può anche non andare bene, per carità la cosa, però perlomeno c'è l'intenzione, ecco, diciamo così, mettiamola così, c'è cioè perlomeno l'intenzione. Invece il dating è senza proprio intenzione, senza proprio nessun tipo di, come dire, di scopo, ecco, diciamo così. Allora, quindi cosa hanno detto? Che adesso ci sono questi, diciamo, il mainstream incoraggia le persone ad avere, diciamo, queste relazioni molto fugaci, senza senso, senza creare un legame con qualcuno, ecco. Se voi ci fate caso, se aprite una qualche rivista, sia femminile che maschile, immagino, penso anche a quelle maschili, le riviste, i mainstream incoraggiano molto questa cosa. Per esempio, le riviste femminili incoraggiano le donne che stanno più o meno sui 20, tra i 20 e i 30, ecco, dei loro 20s, le incoraggiano molto a focalizzarsi solo e unicamente sulla diciamo sulla prospettiva del lavoro futuro, che poi certe volte quello è un disastro, lasciamo stare, perché più delle volte queste qui fanno salti mortali e poi finiscono a fare magari le commesse e cosa che non permette loro neanche di essere autonomo, quindi tu neanche quello raggiungi, quindi tu sacrifichi tutti i tuoi anni migliori per fare il college, l'università, tutte queste belle cose qui. E molto probabilmente finisci a fare la commessa, finisci in Italia, molte finiscono a fare il call center, finiscono a fare le cameriere, per cui tu hai sacrificato tutti i tuoi anni migliori senza poter trovare il partner per la vita, e poi ti ritrovi pure a fare un lavoretto di basso livello che non ti permette neanche di essere autonoma. Quindi diciamo che hai perso su tutti e due i fronti. Perché poi tu ti ritrovi da sola a fare il call center, quindi non te ne puoi neanche andare di casa perché non puoi neanche pagare l'affitto con questi lavoretti. I tuoi anni migliori li hai buttati perché magari ti sei focalizzata solo e unicamente sulla facoltà di, che ne so, di lettere, di sociologia, che non servono una mazza praticamente in Italia. Io parlo dell'Italia, però spesso da quello che vedo anche in America finiscono così, da quello che dicono loro. Quindi, e quindi tu arrivi a 30 anni, 35, senza niente in mano, quindi arrivi senza avere una famiglia, senza avere un partner, un marito, senza aver concluso niente dal punto di vista sentimentale, con un lavoretto, se proprio ti va bene, comunque precario, per cui diciamo che alla fine non hai concluso niente. Ecco, quindi è proprio questo modo di concepire gli anni, soprattutto gli anni migliori della nostra vita, che è sbagliato, secondo me, è completamente sbagliato, perché tu gli anni migliori in cui puoi trovare, diciamo, un partner valido, una persona come si deve, parliamo sempre di uomini, diciamo, di un certo tipo, uomini di valore, uomini di qualità. Gli anni migliori in cui puoi trovare questo tipo di uomo sono i tuoi 20 anni, cioè dai 20 ai, secondo me, 25, 26, già 27, 28, un po' più difficile, già cominci a trovare quello che non si è preso nessuno, quello che, insomma, già comincia ad essere più complicata la cosa, più complicata, perché gli uomini generalmente vanno verso donne più giovani, quindi nel momento in cui tu cominci a fare 26, 27, 28, 29, e sei da sola, che succede? Che il trentenne invece in carriera, riuscito e tutto quanto, cerca di prendersi la 24enne molto probabilmente, per cui cominci ad essere già perdente nei confronti di ragazze che magari, se sono un po' più scaltre di te, a 24 anni si accalappiano il trentenne in carriera, e quindi tu poi rimani un po' fuori, ovviamente. Sempre parlando di uomini di qualità, perché poi anche a 35 anni puoi trovare quello lì che magari sta per la strada a zappare la terra, allora quello lo puoi anche trovare, però poi diciamo si apre un altro discorso lì. Comunque,
Allora, quindi che succede che ecco, allora, quindi standoci questa sedia, perciò io dico che questa cosa sta in mano a noi donne, perché siamo noi che in realtà diamo un semaforo rosso o verde. Quindi, se noi diamo il semaforo rosso, chiaramente la relazione non parte, non va avanti, non si fa niente. Quindi, che succede? Che nel momento in cui noi abbiamo reso tutto così facile, nel momento in cui abbiamo acconsentito a queste, alle cosiddette one stand, che cosa è successo? È successo che l'uomo, giustamente, da canto suo, ha detto: ok, ma se io posso avere una cosa così facilmente, mi posso divertire senza impegno, senza praticamente neanche muovermi da casa, quasi quasi, perché, ripeto, ormai siamo arrivati al punto in cui ci sono molte donne che, pur di elemosinare qualcosa, vanno a casa di questi qua. Io le conosco personalmente queste persone. Vanno a casa di questi qua, fanno tutto quello che devono fare, poi prendono la loro macchina e sia perché loro sono emancipate. Loro pensano così di essere emancipate, di essere considerate delle grandi donne, mentre invece si fanno considerare delle donne di bassissimo valore che poi piangono perché questi manco se ne ricordano più il giorno dopo, giustamente. Allora, quindi nel momento in cui noi abbiamo acconsentito a fare queste cose così facili, ok, questo è il discorso, così facili, che cosa è successo? È successo che l'uomo ha detto: ok, a me non me ne frega niente a questo punto di venirti a prendere, di corteggiarti, di chiamarti, di bla 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 bla, perché tanto io a questo punto scendo al pub stasera e ne trovo 10 che mi fanno divertire, mi fanno passare la serata e a me non me ne importa niente. Quindi non c'è più investimento emotivo. L'investimento emotivo è una cosa che già chiaramente spaventa tutti perché richiede un rischio. Quindi tutti noi abbiamo, come dire, già di base paura, tra virgolette, no? Di determinate cose perché chiaramente. Rischiamo sofferenza, rischiamo rifiuti e quant'altro. Quindi già questo normalmente fa paura, però diciamo che fino ad alcuni anni fa il rischio si prendeva pure, anche perché tu o ti prendevi il rischio o non ti prendevi niente, diciamo la verità, questo è il discorso. Ma infatti le donne questo devono tornare a fare. Devono tornare a fare questo, devono tornare a dire: ok, se tu ti assumi il rischio, se vedo che tu effettivamente riesci ad andare fino in fondo, anche rischiando, anche allora ok, le cose si può discutere perché io vedo un qualcosa di concreto, ma se tu sei lì fermo e ti aspetti che io praticamente ti vengo a prendere, ti vengo pure a, non lo so, a portare fuori, e allora evidentemente non ci tieni più di tanto, ti fermi, ok? Questo è il discorso. Quindi se cominciassero tutti a fare così, allora le cose tornerebbero a funzionare, secondo me. Allora, la conseguenza di tutte queste cose qui è stata giustamente la depressione. Quindi io conosco donne già di 30-35 anni che prendono gli antidepressivi. C'è stata un'impennata di antidepressivi nelle giovani donne, impressionante negli ultimi anni. Perché queste donne si vedono ovviamente, vedono che la loro vita non ha un senso, che non hanno. Come dire, che non hanno stretto niente in mano, non hanno concluso niente, perché ripeto, dal punto di vista lavorativo, ma tanto anche se tu fai una cosa dal punto di vista lavorativo, il problema è che non ti basta, quello è il punto, non ti basta. Allora, gravidanze indesiderate, perché ovviamente one stand di qua, one stand di là, anche qui io vedo le ventenni che hanno due o tre figli, non sanno neanche loro da chi, come, dove, quando è successo, perché loro si ubriacano. Quindi qua c'è molto la moda della one stand, soprattutto da ubriache, per cui questi si ritrovano, questi bambini non sanno manco da dove sono venuti fuori, solitudine, aborti, madri single. Ecco, madri singole che molto spesso finiscono negli scantinati con questi bambini piccoli perché non hanno un uomo vicino chiaramente in grado di sostenerle, in grado di prendersi anche lui degli impegni, delle responsabilità, di occuparsi prevalentemente del sostentamento economico della famiglia. Perché tu se hai 3-4 bambini a casa non è che puoi stare pure 10 ore fuori casa a lavorare. Puoi fare una cosa minoritaria, ma non puoi sicuramente. Difficilmente farai un lavoro che ti farà portare 3.000 euro a casa perché non hai tempo. Quindi, allora, quindi c'è stata la promozione di questa, loro la chiamano
hookup culture, cioè sarebbe praticamente questa cultura del, come dire, di avere questi rapporti senza impegno, ecco, la cultura della scorciatoia, la cultura della, come la vogliamo chiamare, non so come tradurla proprio la lettera. Comunque, quindi c'è questa, la promozione di questa hookup culture da parte dei media come se fosse qualcosa di empowering. Quindi loro, l'errore che si fa normalmente è proprio quello che fanno soprattutto le donne, che non avrebbero dovuto permettere questa cosa invece, proprio perché noi abbiamo una natura per cui questa storia della one night stand in realtà, anche quando fingiamo che questa cosa ci diverta, però poi noi tendiamo a legarci. Diciamo, noi vorremmo sempre che poi il giorno dopo la cosa continuasse. Ecco, questo è poi il discorso. Quindi l'essersi, come dire, adeguate, ecco, adeguate per non deludere la società, l'essersi adeguate a questa hookup culture, come la chiamano loro. È stato un disastro, è stata la rovina soprattutto per noi donne che tendiamo a legarci. Quindi il mainstream cosa ha detto? Ha detto tu sei, le ha fatto sentire empowered, le ha fatto sentire diciamo potenti, tra virgolette, le ha fatto sentire potenti, emancipate, le ha fatte sentire tutte queste, le ha edulcorato come al solito, come fanno sempre. Allora, ha come al solito edulcorato la pillola amara per renderla invitante, ok? Ah, tu se fai così, vedi, agisci come se fossi un uomo, quindi sei intraprendente, non hai bisogno di nessuno, sei qua, sei là, è il cavolo. Però poi queste qua stanno con i cogli antidepressivi a casa. Questo è il discorso, perché questa cosa noi non ci basta. È inutile che insistano, questa cosa non ci basta, se no ve le vedremo tutte felici. Invece io la maggior parte delle donne oggi le vedo proprio disperate, infatti sì, si abbassano a fare certe cose che per le nostre mamme già sarebbero state impensabili, proprio impensabili. Quindi si abbassano a fare cose altro che empowering, proprio da disperate, da bisognose, perché loro elemosinano un po' d'amore in cambio di fisicità, cosa che puntualmente poi non avviene, perché l'uomo non si lega assolutamente in questo modo, anzi, se fai questa cosa qui, il giorno dopo neanche li conosce più, molto probabilmente. Quindi loro praticamente, edulcorando. Poi non parliamo dell'aumento delle malattie venere, non ne parliamo proprio, perché chiaramente dormi con uno, dormi con un altro, di qua, di là, manco li conosci questi qua, quindi non sai le abitudini che hanno, non sai cosa, diciamo, cosa fanno, cosa hanno fatto, insomma, quindi anche dal punto di vista della salute non è proprio un granché questa cosa qui. Allora, quindi la domanda che hanno posto a questa Brittany. Allora, più frequentemente è questa. Allora, dove, come posso incontrare diciamo, una donna o un uomo, a seconda di chi fa la domanda, dove posso trovare una donna, diciamo, un partner normale? Qua dice nice girl, nice, nel senso di una persona che comunque, ecco, non voglia semplicemente avere la one night stand e poi scompare, ecco. Allora, dunque, adesso diciamo che c'è questa abitudine di incontrarsi, tra virgolette, sui siti di incontro, sui siti di incontri, perché, come dire, abbiamo un tipo di società che non è più, a volte esistevano le comunità dove si conoscevano tutti, dove bene o male, diciamo, come si conosceva la gente, si conosceva, non lo so, perché frequentava la chiesa, perché frequentava, non lo so, comunque una certa comunità, una certa, cioè era già inserita in un contesto dove automaticamente, si
si formavano delle coppie, ecco, diciamo così, anche perché le coppie non si formavano a 40 anni, ma si formavano a 20, a 22, a 25. Quindi chiaramente tu, stando in questi contesti, stando innanzitutto in un'età in cui eri ancora, non eri ancora incanalato, diciamo, in situazioni di stress, il lavoro, l'affitto, tutte queste robe qui, che chiaramente ti tolgono energie, che ti tolgono serenità. E poi c'è un'altra cosa da dire, che tu, cominciando una relazione a 25 anni, 24, 22, non è che avevi alle spalle 70 cose finite male, perché anche questo è deleterio, anche questo è molto deleterio, perché tu hai accumulato tanta di quella sofferenza che innanzitutto comincia a cambiare caratterialmente, in peggio, cominci a cambiare, cominci comunque ad essere sempre più esigente, sempre più non riesci, diciamo, a smussare gli angoli, non riesci a chiudere un occhio su delle cose magari stupide, non riesci, sei sempre più, come dire, non ti fidi, hai tutti questi questa serie di cose per cui chiaramente anche rapportarti con un altro diventa molto difficile. Quando hai accumulato tante esperienze negative, tanto dolore, magari la separazione con quella, la separazione con quell'altro, il figlio di qua, il figlio di là, la casa, insomma, tutte queste cose finiscono per rendere tutto molto, molto complicato. Ed ecco, anche per questo, la gente sta smettendo proprio di si è rotta le scatole. Se conoscete il movimento, non so se lo conoscete, ma in America è nato questo movimento che si chiama Men Go in their Own Way, cioè sarebbero gli uomini che sono andati, che vanno per la loro strada. È una specie di movimento, di ideologia, creato appunto dagli uomini, da questi uomini che per svariate delusioni, perché poi metteteci anche un'altra cosa: quando questi qua si separano, nel 99% dei casi, questi qua praticamente finiscono male anche da un punto di vista economico. Molti finiscono a dormire in macchina, non vedono più i figli, oppure sono cominciano ad essere molti cominciano ad essere anche ricattati. Quindi queste qua cominciano a dire: se non fai questo non vedi più tuo figlio, se non fai questo. Quindi bisogna stare molto attenti a queste situazioni, perché le persone si mettono nei guai molto facilmente adesso con questo andazzo. I figli sono affidati nel 99% dei casi alle madri, anche quando sono madri degeneri, anche quando sono madri degeneri, sono affidate alle madri. A volte ci sono padri che sono migliori delle madri, secondo me, però i figli sono affidati quasi sempre alle donne, se vedete. E le donne di oggi, tranne rare eccezioni, rarissime eccezioni, sono, per come la vedo io, sono madri pessime, sono pessime madri, pessime compagne di vita che portano solo disastri, disastri. Però i figli sono affidati a loro. Anche se queste mamme poi se ne sbattono il Kaiser dei figli praticamente e fanno i cavoli loro, praticamente vengono affidati lo stesso alle madri. E i padri molto probabilmente o dormono in macchina, finiscono ricattati anche per vedere i figli, per cui è nato questo movimento. Che più o meno adesso c'è anche in Italia, credo, magari non si chiama così, però diciamo ideologicamente, cioè sono uomini che insomma si sono rotti le scatole proprio di cominciare relazioni con le donne, cioè preferiscono stare da soli anziché incorrere in tutti questi problemi. Allora, quindi praticamente è successo che invece adesso siamo tutti bene o male isolati, le persone single. Le persone singole che io conosco più o meno della mia età o anche pure più grandi, bene o male, loro stanno nella loro casetta piccolina col computer fino alle 3 di notte, e anche la notte di Natale, e bene o male, la loro vita è questa, cioè non conoscono neanche chi c'è vicino, non conoscono neanche. Quindi diciamo che non facendo questa vita in un contesto di persone, chiaramente è molto molto difficile conoscere delle donne. Ogni tanto magari vanno online, si fanno la one night stand e finisce lì molto probabilmente, perché poi
Questa One Night Stand non credo che facilmente finisca, come dire, all'altare. Penso di no, penso di no. Per cui niente, alla fine, questo è un fenomeno che io sto osservando molto molto da vicino qui, ma anche fra le italiche, io ripeto, anche fra le italiche che purtroppo stanno messe così. Quindi le italiche che non hanno investito in qualcosa del genere quando erano ancora libere, quando erano ancora svincolate da varie cose, da vari impegni, da stress, da pensieri di vario tipo, diciamo che nella maggior parte dei casi sono sole, sono finite sole e sono finite purtroppo anche a, come dire, ad abbassarsi, a fare determinate cose che le rendono, altro che empowered, che le stanno rendendo di basso valore, le stanno rendendo molto bisognose, molto, come dire, diciamo che gli uomini secondo me hanno anche cominciato a valutarle come di basso valore, purtroppo. Perché se tu ti presti determinate cose sei di basso, sei comunque sicuramente percepita in questo modo qui, anche se tu lo fai in buona fede, tutto quello che vuoi tu, però sei percepita di valore molto molto basso, perché ormai loro, sapendo che la cosa è molto molto difficile, cominciano a fare cose che già le nostre mamme non si sarebbero mai sognate di fare, mai 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 mai, perché avevano ancora un minimo di dignità da preservare, cosa che invece adesso loro sono state spinte a non fare più. Ok, quindi se tu adesso consigli a un'amica, una sorella, una figlia, guarda che se tu vai, prendi la macchina, vai a casa di questo alle 3 di notte, gli fai fare tutto il porco comodo su e poi te ne torni a casa, praticamente sei vista come una cosa di buono, scusami tanto, questo difficilmente ti darà corteggiare. Ma quale corteggiare di che? Fammi capire. Allora, se tu osi dire questa cosa, cominci a vedere che le persone ti chiudono le porte in faccia, perché questa cosa non vogliono sentirsi, anche se lo sanno benissimo che è così, ma non vogliono sentirselo dire. Ma come? Io sono empowered, io sono come? Io faccio queste cose per dire che sono emancipata. Loro si sentono emancipate, anche se poi dopo piangono, perché io ripeto che quando un uomo è interessato, queste cose le fa lui, non vi preoccupate, le fa lui. Non è che vi fa andare a casa sua alle 3 di notte perché lui non si vuole neanche alzare dal divano, cioè praticamente sta arrivando a queste cose qua. Allora, quindi il mainstream ti fa credere di essere empowered, quando invece sei vista come una donna di basso valore che pur di elemosinare un'ora con un uomo farebbe praticamente, si fa anche i 20 km nella notte, insomma, da sola. Quindi questa cosa, cioè, un uomo quando ci tiene a te non ti fa fare queste cose, quindi tenetelo a mente, questa cosa assolutamente non vi fa fare queste cose. Viene lui da voi, ma non vi fa fare queste cose, state tranquilla. Allora, quindi questo è un fenomeno, purtroppo, non è una piaga sociale, secondo me. Quindi è partita dagli Stati Uniti, è partita, insomma, Nord Europa, tutto quanto. Sta arrivando tranquillamente, già arrivata ampiamente anche da noi giù, e che secondo me, fin quando le donne non capiranno che queste sono tutte balle, chiaramente continuerà, peggiorerà. Quindi la generazione delle bambine, delle ragazzine di adesso, che non saranno assolutamente messe su un binario giusto, perché le mamme sono le prime che hanno fatto queste cose e che le fanno tuttora. Purtroppo sono messe anche peggio, saranno messe anche peggio, saranno ancora più sole di come già si è adesso, ancora più sole, ancora più disperate, ancora più nidi, ancora più vita completamente, come dicono questi qua, meaningless, completamente senza senso, si sbatteranno 10 ore al giorno al lavoro per avere il contentino dei 1.000 euro al mese, che poi le faranno vivere, consentiranno loro di vivere praticamente in quanto scantinato, perché praticamente tu, questo è il discorso. Quindi, se non si corregge il tiro non si corregge, perché queste non vogliono proprio sentir parlare di queste cose. Chiaramente,
le generazioni future saranno messe molto molto male, secondo me, molto molto male. Va bene, va bene. Quindi questa è un'altra cosa simpatica che ho trovato. Mi raccomando, rifletteteci. Bye.